Ancora un cortesimo, procuriamo di entrare da casa, non ce ne siamo. La seconda è la linea, più di fuoco, via. Bene, allora a questo punto, signore mio, abbiamo il piacere di avere qui con noi qualche giocatore, importantissimo anche, oltre a tanti altri personaggi del Paramacaccio. Io c'è anche Belli, ah, dietro, quindi ti farò una domanda. Io faccio un po' fatica a venire fino a lì, ci provo con il microfono da linguaggio, facciamo vedere due cose, per questo taglio della torta che tra poco avverrà. Abbiamo qui il piacere di attaccarlo, vedo Borrone, vedo Lucarelli, insomma, Bloccheri, importantissimi. Sandro, sì Sandro, esatto, ovviamente portavoce, perdonate che stasera così ma siamo combinati un po' con questo impianto, con questo impianto. Allora Sandro, facciamo due chiacchiere, poi la ruota libera, dici un po' la situazione su questo 98esimo compleanno, senza entrare nel merito calcistico, non vorrei mai fare una gaffa e chiederti una cosa che non dovrei chiederti, quindi dai tu la ruota libera. Ringraziare intanto tutti i presenti per essere venuti in un momento così importante così compleanno. Sono orgoglioso di essere a voi a festeggiare questo 98esimo compleanno. Ma domani sarà il centenario, credo che dobbiamo toccare in modo giusto. È una cosa molto importante a livello dei risultati dei giocatori. Quindi speriamo di passare tutti quanti, ma innanzitutto un buon Natale, un buon festa. Da parte nostra c'è la speranza di fare il risultato che sono tutti partiti. E vi aspetto un aggiornamento di Maurizio Lascari, perché credo che sempre di noi faremo fatica ad andare avanti. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te. Abbiamo un video nato qui con noi, non può passare il secondo ordine, anzi direi che forse ho già fatto la gaffa prima di dire, ho fatto bene lo stesso, però passo il microfono da qui a lì. Buonasera a tutti, non c'è nessuna gaffa, siamo orgogliosi di rappresentare il Parma, soprattutto al 98esimo compleanno, poi come ho detto oggi, comunque non è che ce la fanno tutti addosso noi, ce la pure qualcun altro, noi abbiamo qualche anno insomma, perché è una storia lunga, antica, gloriosa, e siamo contenti di rappresentarla, ci auguriamo di poterla rappresentare anche fino al centesimo anno e con il centenario, perciò ci stiamo preparando a questo evento. Con l'occasione per i tanti bimbi e perciò è giusto nei riguardi loro, delle loro famiglie, di tutti i tifosi del Parma, tanti auguri di buon Natale e buon anno. Grazie. Molto bene, allora siamo vicini al taglio della torta, che sono venuti ufficiali, un saluto prima del taglio della torta agli ex giallo blu che sono venuti qui, anche loro quest'oggi. Ci siamo con le palette da tagliare, ci siamo pronti a come si fa allo stadio prima di una punizione o di un rigore importante. Thank you.
tutti grandi, anche se tutti grandi, quindi non andate via, e adesso il programma da anche tutti grandi.